Toscana, ancora in zona rossa, il presidente della regione Eugenio Giani firma una nuova ordinanza, meno restrizioni. Montignoso, Gaia S.p.A. investe 700.000 euro per ristrutturare l'acquedotto, lunedì l'inizio dei lavori. Centro Congressi Marina di Massa, ancora chiuso dopo 9 anni, Stefano Benedetti suggerisce la gestione comunale. Carrara, proteste di alcuni commercianti per le luminarie, stavolta tocca al comune illuminare la strada. Stelle in corsia, Coldiretti consegna agli operatori sanitari le stelle di Natale, sarà un Natale diverso. Il nuovo calendario Massa 2021 dagli scatti di Giovanni Giannarelli, 12 foto emozionanti. Buonasera a tutti voi che ci seguite da casa e ben ritrovati al consueto appuntamento dell'informazione curato da Antenna 3. Come di consueto vi aggiorniamo con l'aggiornamento dati sull'andamento epidemiologico in regione e in provincia. Sono 1.196 casi di positività in più rispetto a ieri in regione, con un'età media di circa 49 anni. Nell'azienda ASL Toscana Nord-Ovest i casi positivi di oggi sono 508, tra questi sono 108 i casi di positività in provincia, nel dettaglio sono 31 a Carrara e 48 a Massa, 3 a Montignoso, 6 ad Aulla, 1 caso a Comano, 4 casi a Fibizzano, 5 a Fosrinovo, 8 a Licialanardi, 1 caso solo a Pontremoli e 1 solo caso a Tresana. Purtroppo sono 6 invece i decessi registrati, si tratta di 4 donne di rispettivamente 94, 85, 97 e 80 anni e 2 uomini di 85 anni e 58 anni. Nuova ordinanza del presidente della regione toscana, Eugenio Giani, ecco cosa si potrà fare dunque a partire da oggi in attesa del rientro nella zona arancione. Meno restrizioni per spostamenti e attività, lo dispone il presidente Eugenio Giani, firmando oggi, 28 novembre, una nuova ordinanza che chiarisce nel dettaglio alcuni aspetti non approfonditi dalle norme nazionali. Si tratta di un'ordinanza interpretativa, spiega Giani, in attesa del rientro in zona arancione, che dovrebbe essere confermato il 4 dicembre dal ministro Speranza con apposito atto. Abbiamo i numeri per adottare misure più morbide per rispondere alla concreta necessità del nostro territorio. Le nuove regole vanno in questa direzione. Se continueremo a comportarci tutti quanti insieme con senso di responsabilità, rispettando le misure basilari anti-Covid, possiamo farcela. Il popolo toscano, anche se messo a dura prova, sta dando un grande esempio di senso civico e di ammirevole capacità collaborativa. La nuova ordinanza in vigore da oggi disciplina dunque le nuove regole che consentono in particolare gli spostamenti in un comune diverso da quello di residenza o domicilio o abitazione, qualora si debbano raggiungere seconde case, camper o roulotte, imbarcazioni di proprietà per manutenzione e riparazione in tutta la regione. Lo spostamento potrà essere esclusivamente individuale e con obbligo di rientro in giornata presso la propria abitazione. Sarà possibile spostarsi in comuni limitrofi per prodotti necessari alle proprie esigenze o per maggiore convenienza economica, ma anche per andare a trovare figli presso altro genitore. Gli spostamenti tuttavia dovranno avvenire scegliendo il tragitto più breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario. Sì, agli spostamenti anche per coltivare il terreno per uso agricolo e l'attività diretta alle produzioni per autoconsumo, per l'attività di raccolta tartufi, funghi e pesca, esclusivamente a titolo professionale però, fuori dal comune di residenza o per accudire gli animali allevati. La nuova ordinanza dispone inoltre lo svolgimento dell'attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali da compagnia con prenotazione del servizio e garantendo idonee misure di sicurezza nella consegna e ritiro dell'animale. Per quanto riguarda i corsi di formazione professionale, invece, sono consentiti in presenza le attività di laboratorio e di stage. Tutte le altre attività si svolgeranno però a distanza. L'attività di scuole di musica, di pittura, di fotografia, di teatro e lingue straniere e altri corsi, compresi gli eventuali esami, è svolta a distanza, se collettiva o in presenza, se individuale. Gli spostamenti, si legge nell'ordinanza, devono essere autocertificati, indicando tutti gli elementi necessari per la relativa verifica.
Ospedale di Pontremoli, il direttore generale della ASL Toscana Nord-Ovest, Maria Letizia Casani, si difende dopo le critiche, messe in atto tutte le procedure di sicurezza. È al centro della cronaca ormai da giorni l'ospedale di Pontremoli, che da qualche settimana ospita un reparto Covid. Numerosi sarebbero i casi di positività tra i pazienti e operatori sanitari. Tuttavia, anche se sono molte le accuse rivolte all'ASL per non aver operato in maniera corretta, l'azienda risponde: nessuna decisione sbagliata relativamente agli assetti organizzativi negli ospedali, interviene il direttore generale Maria Letizia Casani. Dispiace solamente che per motivi diversi, che non conosco, si stia speculando sul lavoro e sulla professionalità di chi giornalmente si sta impegnando, pagando anche di persona, per rendere un servizio essenziale a tutta la popolazione. All'ospedale di Pontremoli sono state messe in atto tutte le necessarie procedure perché sia al personale sia ai pazienti venga garantita la massima sicurezza, ha specificato la Casani. Ciò è dimostrato dal fatto che nel reparto di medicina ad oggi non si è verificato alcun contagio. La Casani ricorda che la seconda ondata epidemiologica che stiamo vivendo è caratterizzata da un forte grado di contagiabilità. Proprio l'alto tasso di contagio e quindi l'aumento dei ricoveri ha reso necessario il ricorso ai posti letto presenti negli ospedali in prossimità, mantenendo così in tutti i presidi una quota di attività ordinaria, ha specificato la Casani. Si consideri che la provincia di Massa, sia nella prima fase sia nella seconda, è stata ed è una delle aree più colpite in Toscana, con quasi il doppio dei contagi rispetto ad altri territori. Tale situazione si è riflessa sull'ospedale, dove sono risultati positivi alcuni anestesisti, mentre nei reparti Covid non abbiamo notizia di personale sanitario che si sia contagiato sul lavoro. La Casani in aggiunta riporta che dall'attività di tracciamento e dall'indagine epidemiologica in corso pare che all'interno della cosiddetta zona pulita alcuni operatori non abbiano seguito con rigore le regole di comportamento che permettono di arginare il contagio. La direttrice ha anche chiarito la questione sulla terapia intensiva. Temporaneamente, in attesa che i medici ritornino in servizio, la direzione ha ritenuto opportuno mantenere attivo il reparto di terapia intensiva con un medico sulle 24 ore che in caso di urgenza ha la possibilità di stabilizzare il paziente. Protocolli di sicurezza Covid non rispettati, troppi focolai in aziende, industrie apuane. È questo l'allarme del segretario Wilm Area Nord Toscana Giacomo Saisi, che è sicuro che la seconda ondata pandemica sia stata mal gestita all'interno di moltissime aziende della provincia di Massa Carrara. Sono molte, secondo il sindacato, le realtà industriali della provincia in cui si opta per un tampone rapido, lasciando dunque i dipendenti a lavoro invece di farli rispettare la quarantena di garanzia. La Wilm Area Nord Toscana chiede per questo motivo di alzare nuovamente il livello di attenzione. I protocolli devono essere condivisi una volta per tutte con chiarezza anche con l'azienda sanitaria, ha specificato il segretario. Un altro aspetto che andrebbe regolamentato, secondo Wilm, ASL dopo 21 giorni ti giudica guarito anche con tampone positivo e puoi riprendere il lavoro. Dove si verificano questi casi, le aziende sono però restie a far rientrare il dipendente, che deve consumare giorni di ferie o essere messo in cassa integrazione. Per questo motivo Wilm richiede un confronto con la ASL per avere linee guida definitive. Ci spostiamo adesso a Montignoso, lunedì via il maxi intervento di Gaia, 700.000 euro per ristrutturare l'acquedotto per potenziare la rete idrica di Cinquale e Renella. Se ne è occupata per noi Rossella Barattini. Più di 700.000 euro per ristrutturare l'acquedotto di Montignoso. Partiranno lunedì 30 novembre i cantieri per il maxi intervento di Gaia S.p.A., che ha l'obiettivo di rinnovare e potenziare la rete idrica di zona Cinquale in zona Renella e risolvere le criticità rilevate in ordine, sia di qualità che di continuità del servizio. La consegna dei lavori è stata già effettuata a metà novembre e adesso le operazioni stanno per iniziare. Il progetto prevede la sostituzione di quasi 2 chilometri di tubazioni a malo
calorate e soggette a frequenti rotture, con nuove condotte dai diametri maggiorati per garantire più pressione e una migliore qualità dell'acqua del rubinetto. Nel tratto di Viale Marina, zona Cinquale, interessato dall'intervento, saranno contestualmente posati 180 metri di nuova fognatura, dal momento che quest'area risulta ancora sprovvista di una rete fognaria nera. Quella con la società Gai S.p.A. è una collaborazione che si mantiene costante e proficua per tutto il nostro territorio, ha detto il sindaco di Montignoso Gianni Lorenzetti. In questi anni infatti sono stati effettuati numerosi interventi importanti. Il potenziamento dell'acquedotto è un'opera significativa per il nostro comune, soprattutto per la zona del Cinquale, che in estate soffre la mancanza di acqua. Continueremo con l'estensione delle fognature di altri 180 metri, sempre sulla zona di costa, mentre il prossimo anno sono previsti interventi in via Acqualunga e in via delle Prade. Nonostante le difficoltà legate all'attuale pandemia, non possiamo rallentare il passo. Non solo continuiamo a mantenere le infrastrutture in gestione, ma proseguiamo con gli investimenti su tutto il territorio al fine di offrire un servizio adeguato agli utenti. Da lunedì apriremo il cantiere su Montignoso, impegnandoci a lavorare in sicurezza, con discrezione e velocità, per limitare al massimo i disagi e completare in breve tempo un'opera molto attesa, ha dichiarato il presidente di Gaia, Vincenzo Colle. Molto serrati saranno i tempi di esecuzione delle opere, 120 giorni per la parte idraulica e ulteriori 30 giorni dopo una sospensione per l'assestamento delle opere di fondazione stradali per l'esecuzione dei tappeti d'usura. Gli scavi verranno eseguiti con mezzi meccanici tradizionali di dimensione e portata adeguate al tipo di lavoro, che in gran parte si svolgerà in sede stradale. Sarà possibile tuttavia l'esecuzione di scavi a mano, in particolar modo nella prossimità dei sottoservizi ivi presenti. Sarà adottata particolare cura nella recinzione e delimitazione del cantiere mobile, provvedendo all'apposizione di cartelli di avviso e delle lanterne per i segnali notturni sulle aree di intervento, per rendere sicuro il transito degli automezzi e delle persone, il tutto ottemperato alle prescrizioni del codice stradale e delle norme di sicurezza. In arrivo a Montignoso investimenti per 9.443.000 euro, risorse destinate alla riqualificazione del territorio, scuole, manutenzione stradale e illuminazione. Sulla zona di Cinquale saranno eseguite opere per circa 4 milioni di euro. È il risultato dell'approvazione del piano triennale delle opere pubbliche 2020-2022, votato ieri sera in consiglio comunale. Molto soddisfatto l'assessore di Montignoso Andrea Gabriele, che tuttavia reputa incomprensibile l'astensione del consigliere di opposizione Massimiliano Bandini di Montignoso Democratica e Comminta. Credo nel confronto pubblico, ha commentato Gabriele, ma di fronte a questi numeri mi domando come ci si possa astenere se davvero l'obiettivo comune è quello di promuovere, conservare e sviluppare il proprio territorio. Centro Congressi di Marina di Massa, ancora chiuso dopo 9 anni. Stefano Benedetti, presidente del Consiglio Comunale di Massa, punta il dito verso la provincia e chiede la possibilità per l'amministrazione di gestire il centro direttamente. Ma ascoltiamo insieme i particolari in questo prossimo servizio. La sala centro congressi di via San Leonardo a Marina di Massa, unico centro congressi del territorio comunale di proprietà della provincia di Massa Carrara, è chiusa a chiave da ben 9 anni. Una sala plenaria da 250 posti a sedere, dotata di altre 4 salette, in grado di ospitare dalle 20 alle 70 persone, situata in un vero e proprio punto strategico della città. A riaccendere le luci dei riflettori sulla situazione in cui versa la struttura è Stefano Benedetti, presidente del Consiglio Comunale di Massa, che punta il dito proprio verso la provincia. In 9 anni si sono succeduti 3 presidenti, Angeli, Buffoni ed attualmente Gianni Lorenzetti, che fino ad oggi sono riusciti solo a fare promesse di riapertura alla popolazione, senza peraltro mai mantenerle. Benedetti spiega come già nel 2012 l'amministrazione provinciale, sotto la gestione di Osvaldo Angeli, approvò il progetto preliminare per i lavori necessari ad ottenere il certificato di prevenzione incendi di manutenzione straordinaria dell'immobile, con tanto di affidamento di incarico a professionisti esterni per circa 30.000 euro.
Nel 2014 il presidente Narciso Buffoni si impegnò a restaurare la struttura entro la fine dell'anno, ma la promessa fu vana e il centro congressi continuò a restare chiuso, continua Benedetti. Nell'anno 2015 l'amministrazione provinciale dichiarò che il centro sarebbe stato riaperto a breve, ma all'arrivo del nuovo presidente Lorenzetti la struttura continuò a rimanere chiusa, con la differenza che Lorenzetti il 6 marzo 2019 fece anche l'inaugurazione, senza poi riaprirla al pubblico. Insomma, una grande presa in giro per tutta la cittadinanza. Il centro congressi sarebbe infatti un'ottima risorsa per iniziative sociali, culturali ed istituzionali, secondo Benedetti, soprattutto perché le uniche sale a disposizione attualmente, e anche prima dell'emergenza sanitaria, sono la sala del Consiglio Comunale Villa Cuturi, che tuttavia presenta problemi di spazio. Esiste poi per Benedetti un problema di non poco conto relativo alle certificazioni finora ottenute, ma che in caso di ulteriore allungamento dei tempi di riapertura potrebbero scadere, con un evidente danno alle casse pubbliche. Credo che l'attuale presidente della provincia farebbe meglio ad attivarsi in modo da mettere il comune nella condizione di gestire il centro, suggerisce infine il presidente del Consiglio Comunale, altrimenti oltre il danno ci sarà anche la beffa e l'amministrazione provinciale ne dovrà rispondere in prima persona di fronte agli elettori e soprattutto alla Corte dei Conti. Il comune di Pontremoli erogherà a 5 famiglie un contributo economico annuo di 1.200 euro per il pagamento del canone di locazione relativo ad un nuovo contratto per 3 anni, aumentato di 600 euro annui nel caso in cui la residenza degli aventi diritto sia fissata in una frazione del comune di Pontremoli che dista almeno 4 km dal centro città, con la possibilità di ampliare il numero delle famiglie compatibilmente con le risorse di bilancio. Gli interessati potranno presentare domanda dal 1 dicembre al 1 febbraio del 2021. Per i dettagli è possibile consultare il sito internet del Comune di Montignoso. Reti Ambienti. Per CISL la gestione rifiuti va avanti nel percorso di aggregazione per lato costa. Si fa un altro passo nella riorganizzazione. Per CISL c'è bisogno subito della fusione delle società per costruire un unico soggetto a livello regionale. Ce ne parla Rossella Barattini. La costruzione il 13 novembre scorso di Reti Ambienti è solo il primo passo per completare la riorganizzazione del ciclo dei rifiuti in Toscana. Ora bisogna procedere speditamente alla fusione di tutte le società attuali e poi guardare ancora più avanti, proseguendo il cammino verso la creazione di un unico soggetto regionale. A dirlo il segretario generale aggiunto della CISL Toscana Ciro Recce, che invita ad accelerare il cammino di riorganizzazione, iniziato da molti anni ma ancora a metà del traguardo. La nascita di Sei Toscana per lato sud, provincia di Arezzo, Siena, Grosseto e Val di Cernia Livornese risale al 2014, Alia per lato centro, provincia di Firenze, Prato e Pistoia è nata nel 2017, mentre di pochi giorni fa la costituzione formale per lato costa di Reti Ambiente, che diventerà operativa il 1 gennaio 2021. La strada è tracciata, dice il segretario generale FIT CISL Toscana Stefano Boni. Quello che manca ora è il processo di aggregazione delle attuali società che va completato. Questo consentirà, come è stato per Sei Toscana e per Alia, economie di scala a partire dalla gestione delle commesse acquisti e del magazzino, ma anche per la diminuzione dei componenti dei consigli di amministrazione delle figure dirigenziali apicali. Boni chiede anche in questo processo i lavoratori siano messi al centro, garantendo occupazione, reddito e diritti contrattuali, con un'attenzione particolare ai lavoratori a tempo determinato. Con la nascita di Reti Ambienti non devono essere dimenticati, ma continuare ad essere utilizzati e tenuti presenti nel momento in cui si creeranno le condizioni per assunzione a tempo indeterminato. Il segretario CISL Recce invita poi a non fermarsi perché, spiega, ogni anno la Toscana produce 600.000 tonnellate di scarti da rifiuto domestico non riciclabile e oggi ci sono 6.000 camion che li trasportano in altre regioni o all'estero, intasando le strade, inquinando e facendo lievitare le bollette dei toscani. Quei rifiuti devono essere gestiti all'interno della regione. Per farlo in maniera efficiente, economicamente e ambientalmente, serve un utilizzo degli impianti esistenti o da realizzare secondo le necessità, indipendentemente dal lato o dai terreni in cui si trovano.
E per riuscirci c'è bisogno di un unico soggetto imprenditoriale a livello regionale, efficiente ed efficace, capace di gestire e smaltire tutti i rifiuti prodotti, secondo CISL. Chiediamo alla Regione di spingere in questa direzione anche attraverso la creazione di una cabina di regia permanente a livello regionale, con la partecipazione delle imprese e del sindacato, il cui obiettivo sia l'autonomia della Toscana sul fronte rifiuti. Il presidente della commissione di controllo della discarica di Cava Fornace, Andrea Cella, torna sulle recenti dichiarazioni rilasciate dalla società Programma Ambiente, che gestisce il sito e vorrebbe scaricare in fognature il liquido percolato originato dalle piogge e dalle operazioni in discarica. Attualmente tale liquido viene raccolto in apposite vasche e poi portato via con autobotti. Si può affermare, commenta Cella, che lo scarico in pubblica fognatura del percolato non sia stato mai avviato veramente. La motivazione fu la preoccupazione per l'alta concentrazione di solfati. Preso atto della volontà di riaprire gli scarichi, Cella dichiara di aver già richiesto copia di tutta la documentazione prodotta dal gestore idrico per capire se oggi l'impianto fognario sia in grado di reggere l'impatto e la mole del liquido percolato della discarica. Cella ricorda che l'impianto solleva notevoli preoccupazioni nella popolazione. Bene hanno fatto i comuni di Forte dei Marmi e Pietrasanta a intervenire sull'argomento con richieste ed indagini puntuali. Cella si augura anche che il comune di Montignoso si esprima in merito. Un malore improvviso lo ha stroncato Bruno Ricci, 64 anni, conosciuto come Dunlop. Le sue passioni erano la moto enduro e le auto da rally, che lo avevano portato a vincere gare e trofei importanti. Terzo nel campionato italiano enduro, primo nel campionato toscano. Dunlop era definito dagli amici e appassionati un pilota completo. Nei primi anni 80 aveva conseguito il brevetto di pilota civile secondo grado nell'aeroclub di Cinquale. Aveva corso cross fino al 1979 in tutte le classi, ottenendo numerosi piazzamenti. Poi è passato al rally con le 124 Abarth, vincendo sempre la propria classe e piazzandosi nei primi in diverse occasioni. Pilota a tutto campo, tanto che nel 1984 è passata all'enduro, dove ha ottenuto importanti risultati. Alle passioni del cuore ha unito il lavoro di impresario edile con il suocero Giulio Cesare Gatti, collaborando poi negli ultimi anni con il fratello Fabrizio per la realizzazione del nuovo negozio Marino Gomme, attività storica di famiglia che il padre Marino aveva fondato nel 1959 in Viale Democrazia a Massa. Grande cordoglio per la sua scomparsa. Il funerale si svolgerà lunedì 30 novembre alle 14:10, partendo dall'obitorio del Noa verso il santuario della chiesa di Quercioli, dove sarà celebrata la funzione alle 14:30. Alla famiglia le più sentite condoglianze da tutta la redazione di Antena 3. La responsabile ASL della zona Apuana, Monica Guglielmi, anche a nome della direzione del personale dell'azienda toscana Nord-Ovest, esprime grande dolore per la prematura scomparsa del dottor Nazareno Catalano, medico di famiglia molto conosciuto a Massa. Ho conosciuto Nazareno tanti anni fa, un medico disponibile che si prendeva cura con professionalità e passione dei suoi pazienti. Ci siamo trovati sul lavoro, riunioni, incontri, percorsi condivisi, tra cui la Casa della Salute a Montignoso, che assieme ai suoi colleghi ci ha aiutato a realizzare, ha commentato la Guglielmi. Se n'è andato lavorando, ha messo a repentaglio la propria vita per assistere gli altri. Spero che la sua morte non sia venuta in vano, che faccia riflettere tutti quanti noi, che insegni il rispetto per la nostra e altrui vita. Mi unisco a tutta la direzione aziendale e ai colleghi della zona Apuana nella vicinanza alla moglie e alle figlie.
Cambiamo adesso argomento, ci spostiamo a Carrara, luci di Natale in via 7 luglio. Alcuni commercianti protestano, stavolta tocca al comune illuminare la strada e sul bando di aiuti da 300.000 euro interviene il direttore di Confartigianato. Non gettiamoli a pioggia, più risorse a chi ha più sofferto. Sentiamo i dettagli. Anche se in piena emergenza sanitaria, le strade del comune di Carrara dovrebbero riempirsi di luce addobbi per donare ai cittadini un po' di atmosfera, come del resto ogni anno. Tuttavia alcuni commercianti di via 7 luglio a Carrara non vogliono contribuire finanziariamente alle luminarie. Spetta al comune provvedere, ha commentato Veronica Frongia, titolare di un noto centro estetico iscritto a Confartigianato. Gli aiuti se ne sono visti ben pochi, soprattutto dal comune, anche se siamo in pochi ad aver chiuso non si è visto nessuno dell'amministrazione. Non le manda a dire alla giunta del sindaco Francesco De Pasquale, anche a nome degli imprenditori artigiani del settore estetico, che stanno facendo fatica a mantenere in vita le loro aziende, spesso a conduzione familiare e a trazione tutta femminile. Aziende colpite di fatto da un doppio lockdown dovuto alla pandemia e in mezzo una stagione estiva che certo non ha brillato per i flussi turistici. Le restrizioni sono state necessarie a far rallentare la diffusione del virus e ci rendiamo conto che sono misure che arrivano prima di tutto calate dall'alto, dal governo e dalle regioni poi, prosegue Frongia. Ma c'è chi questa crisi la sta pagando più di altri e fra i settori maggiormente colpiti c'è, come è noto, quello della bellezza. Ma dal comune nessuna solidarietà, un messaggio di vicinanza, non si sono neppure degnati di ricevermi durante il primo lockdown. Con l'avvicinarsi del Natale le restrizioni dovrebbero allentarsi un po'. Tuttavia non credo che sia giusto che in questo anno difficile spetti a noi commercianti tirare fuori 120 euro per illuminare via 7 luglio da soli, come sempre senza l'aiuto del comune, dice ancora la titolare del centro estetico. L'amministrazione non si merita il nostro sforzo, quest'anno spetta a loro dare un po' di vita a questa strada, per quanto mi riguarda non contribuirò e mi limiterò a rendere più bella, calda, luminosa e colorata solo la mia vetrina. L'amministrazione ha promesso comunque che gli aiuti ai commercianti arriveranno e che starebbe preparando un bando con 300.000 euro di risorse. Speriamo che arrivino davvero e presto, conclude il direttore di Confartigianato Gabriele Mascardi, per aiutare le microimprese del territorio. Questa è una scelta che va nella direzione giusta, ma ci auguriamo che questi soldi non siano versati a pioggia per tutte le imprese, ma siano indirizzati in maniera precipua a chi ha sofferto di più e ha dovuto chiudere i battenti più a lungo, come gli estetisti e tutto il settore della bellezza. Ci fermiamo adesso qualche brevissimo istante per lasciare spazio alla pubblicità, ma voi restate con noi per altre notizie tra poco. Sostieni il nostro territorio. Fonteviva ha deciso di dare una mano a tutti abbassando i nostri prezzi. Nei nostri punti vendita è già attiva la promozione che prevede una bella scontistica per tutti quelli che comprano Fonteviva. Ogni 5 confezioni regalerà una confezione di 6 bottiglie da 1,5 litri o da mezzo litro. Ma l'azione di sostegno del nostro territorio dovrebbe essere un'azione che non tocca solamente la nostra acqua, ma anche tutti gli altri prodotti. Infatti qualcuno dice, i grossi economisti dicono, think global, buy local, ovvero pensa globalmente, ma compra localmente e sostieni le aziende del tuo territorio. Sostieni il tuo lavoro. Hai mai pensato che in casa tua si possano nascondere enormi quantità di microbi? Sanificazione Toscana ha un'esperienza pluriennale nell'ambito delle più innovative tecnologie di sanificazione che potranno eliminare ogni tipo di batterio per garantirti un ambiente più sicuro per la salute. Protocolli per la disinfezione di locali pubblici, abitazioni, veicoli sanitari, centri benessere, impianti di condizionamento anche della tua auto e molto altro. Il servizio è certificato ed è alla portata di tutti. Richiedi il nostro intervento, non rimarrai deluso. 348 65 50913. Sanificazione Toscana.
Dal 5 al 14 dicembre ci sono le orchidee in offerta da MB Garden. Orchidee di tutte le qualità e colori e la nostra super offerta. Orchidea Phalaenopsis, due rami fioriti, a 8,50 euro. Dal 5 al 14 dicembre le orchidee sono in offerta da MB Garden in via Aurelia Ovest Massa. Non dimenticarti dell'albero di Natale. Li abbiamo con le radici di tutte le dimensioni. Siamo aperti la domenica e consegniamo a domicilio. Qual è la TV locale più seguita in provincia? Facile! Con oltre 35.000 telespettatori al giorno, Antenna 3 è la televisione di casa tua. Chi altro? Stelle in corsia è il nome dell'iniziativa di Codiretti per consegnare stelle di Natale agli operatori sanitari. Oggi è avvenuta la consegna presso il NOA, un gesto che ha donato un po' di gioia, serenità e regalato un po' di atmosfera natalizia a chi ogni giorno è in prima linea nella battaglia contro il Covid. Il servizio a cura di Rossella Barattini. Un gesto simbolico quanto importante, quello che Coldiretti ha deciso di fare con l'iniziativa Stelle in Corsia, regalare alcuni vasi contenenti le stelle di Natale agli operatori sanitari del NOA. Le stelle di Natale sono un prodotto locale che per colpa dell'emergenza però sta subendo un durissimo colpo. Noi abbiamo voluto dare anche un messaggio importante legato ad un settore che in questo momento è in profonda crisi. È stata la prima ad essere stata colpita nella prima ondata di attacco di Covid e adesso sta rischiando ulteriormente un ulteriore appunto colpo duro. La stella di Natale è un prodotto che deve essere distribuito necessariamente in questo periodo. Abbiamo moltissime aziende completamente ferme in cui gli ordinativi sono completamente bloccati proprio per colpa ancora di questo stop che ha determinato quindi un blocco totale delle vendite di questo prodotto. Chiaramente dal momento che noi vogliamo fare in modo che questo prodotto non vada perso, abbiamo deciso attraverso questo gesto simbolico di rivolgerci a coloro i quali sono i protagonisti dall'altra parte nella lotta contro il Covid. E quindi questo è, diciamo, proprio il simbolo di quella che è l'attività eroica di queste persone che sono fondamentalmente provate loro fisicamente, emotivamente, mentalmente. Siamo una grande comunità, tutti quanti messi a dura prova, chi per un motivo, chi per un altro, però ecco, questo è il nostro segnale, il nostro modo di voler comunicare solidarietà da una parte a coloro i quali si stanno veramente battendo per combattere questo terribile virus, dall'altra di solidarietà nei confronti delle nostre aziende che stanno soffrendo e che rischiano veramente di avere un ulteriore colpo duro alla loro economia e quindi anche eventualmente determinarne la sopravvivenza. Un gesto molto apprezzato dagli operatori sanitari che ci ricordano quanto questo Natale sarà diverso da tutti gli altri. Significa molto perché sicuramente tutta la gratitudine che possiamo avere in questo momento si configura come energia pura perché siamo stanchi dalla prima ondata e sinceramente dietro un camice o dietro la divisa di un infermiere c'è una persona poi che magari sta sacrificando qualcosa per essere efficiente. Quindi questo gesto è importantissimo e è bellissimo poi il messaggio, perché quest'anno per noi il Natale comunque sarà un Natale per forza diverso dopo quello che abbiamo visto da febbraio a oggi. Quindi ci aiuta a viverlo con un pochino più di calore. In occasione della consegna erano presenti anche il nuovo direttore di Coldiretti, di Lucca e Massa Carrara, Maurizio Fatini, il consigliere regionale Giacomo Bugliani e il sindaco di Massa, Francesco Persiani, che hanno ricordato l'importanza degli operatori sanitari durante questa seconda ondata di emergenza e l'importanza di questo gesto di solidarietà. Innanzitutto non è una novità che Coldiretti sia un'associazione per la loro natura, per la loro finalità, veramente molto sensibile, molto attenta a questi aspetti. Chiaramente siamo in un momento delicato e la presenza, la vicinanza con questo gesto simbolico ma anche bello, perché le stelle di Natale hanno anche un valore effettivo e sostanziale, credo che sia un bellissimo momento, un bellissimo gesto di vicinanza a tutto l'ospedale, a tutto il NOA, a tutti gli operatori sanitari, i medici, gli infermieri, a tutto il resto del personale che sta lottando per il nostro bene e per la nostra salute. Quindi bravo Coldiretti. Un bellissimo gesto quello di Coldiretti, che sicuramente scalderà l'atmosfera nei reparti dell'ospedale delle Apuane.
Vediamo insieme adesso chi sono i festeggiati di questa sera. Il nuovo calendario Massa 2021 dagli scatti di Giovanni Giannarelli. 12 foto che ritraggono la quotidianità, l'emergenza sanitaria e la speranza. Il tutto catturato negli spazi urbani. Vediamolo insieme. Fotografare il vuoto non è difficile, difficile è immaginare l'emozione di quell'attimo. Con queste parole quasi ermetiche, Giovanni Giannarelli, fotografo e musicista, 62 anni, massese, conosciutissimo sia a Massa che in tutta la Toscana per i suoi innumerevoli lavori nel settore industriale e turistico, ha illustrato il suo settimo calendario in un'antologia programmata di 10 edizioni dal 2014 al 2023. Quest'anno ha proseguito, siamo costretti da una inaspettata quanto cruenta pandemia mondiale a organizzare una presentazione non ordinaria, atipica, che si preclude l'occasione conviviale ed amichevole dell'Happy Hour al Montanelli Caffè. Ma non per questo intendo sottrarmi a questa piacevole abitudine, anche se la mancanza del contatto personale stravolge un po' questo appuntamento. Il nuovo calendario fotografico Massa 2021, continua Giannarelli, è nato nel segno dell'incertezza scatenata da un momento drammatico. Ho però preferito mantenere il progetto curandolo ed orientandolo verso una sorta di testimonianza temporale che porga il senso di un'era sconvolgente che ha oppresso ed opprime tuttora le nostre menti ancora stravolte. La sequenza delle immagini inizia con gennaio, la normalità, la quotidianità accanto alla tanto discussa ruota panoramica. Dal mese di febbraio e via avanti fino ad agosto, le fotografie di Giannarelli precludono la figura dell'uomo quasi a volersi conformare alle prescrizioni imposte dall'emergenza sanitaria. Gli animali riprendono possesso degli spazi urbani, quasi a voler riconquistare territori interdetti. Fotografia di settembre, conclude il fotografo Giannarelli, alleggerisce l'atmosfera con l'immagine di due ragazzi sorridenti alla finestra della loro casa a Santa Lucia. Dicembre è un messaggio di speranza. Garibaldi, sentinella e testimone dell'annuncio di augurio e promessa, andrà tutto bene. Massa 2021 è stato presentato sabato 21 novembre sulla pagina Facebook Il Calendario di Massa Giovanni Giannarelli e sul sito internet www.giovannigiannarelli.it. Lo troverete in vendita nelle librerie. Chiudiamo adesso con lo sport. Il Città di Massa vince all'ultimo minuto al Palazzetto dello Sport contro un Sens Pagnano accanito. Il numero 2 del Città di Massa, Imran Quintin Maiora, l'autore di 4 reti, commenta la partita. Io credo che abbiamo fatto una partita bellissima, per noi è perfetta, anche noi, anche loro. Abbiamo stato tutti bravi. Il marcatore fa il riflesso di tutta la partita e per fortuna portiamo le 3 punti a casa.
I quattro gol oggi, cosa vuoi? Sì. Fare guerra in casa ad Antonio Garrote? No, ogni volta parlo con lui, devo fare anche sul lavoro, perché fortunatamente è una cosa normale, dobbiamo guardare avanti e partire a partire. L'ultima domanda, mi è sembrato di vedere il cuore del Città di Massa che ha sempre fatto breccia su tutti i campi. Sì, perché alla fine se puoi dire che questa è una famiglia e nel momento difficile dobbiamo stare tutti avanti, oggi credo che si è visto il cuore di questa squadra. Non ci sono dunque altre notizie, noi vi lasciamo alle previsioni meteorologiche curate dal nostro Paolo Lunini come ogni fine settimana. Non mi resta dunque che augurare a tutti voi una splendida serata, una buona domenica e darvi appuntamento alle prossime edizioni. Arrivederci. Il meteo è presentato da Brico Center Massa, il tuo vicino di fare. Buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento del fine settimana dedicato alla meteorologia. Dopo l'irruzione di aria fredda dello scorso fine settimana, l'alta pressione si è rimpossessata velocemente dell'Europa e bacino del Mediterraneo. Abbiamo infatti avuto delle belle giornate soleggiate con l'aria fredda che progressivamente, essendo più densa e più pesante, si è depositata nei bassi strati. Questo fenomeno prende il nome di inversione termica ed è tipico dei periodi anticiclonici tardautunnali ed invernali. Lo abbiamo notato soprattutto nelle prime ore del mattino, quando le minime sono risultate piuttosto basse, anche inferiori alle medie. Abbiamo avuto delle locali brinate anche nelle zone pianeggianti retrocostiere e con punte fino a meno 3, meno 4 sul fondovalle della Lunigiana. Contemporaneamente faceva decisamente più mite in collina e montagna, con valori fino a 6-8 gradi a 1500 metri sia sulle Apuane che sull'Appennino. E questa proprio inversione delle masse di aria fredda al suolo e più mite in quota prende il nome di inversione termica. In queste ore però è in atto un cambiamento, infatti vediamo che sull'Europa non domina più l'alta pressione, ma il campo anticiclonico è in temporaneo isolamento ad est verso i Balcani e verso la Russia. E di conseguenza sul Mediterraneo centro-occidentale riesce a fare ingresso una depressione che però non riuscirà ad avanzare verso Levante, ma rimarrà pressoché stazionaria durante questo fine settimana al largo delle coste delle Baleari e poi della Sardegna. Quindi i nostri territori verranno interessati in maniera molto marginale, con al più un aumento delle nubi e qualche locale piovigine sui rilievi. Poi già da domenica quest'area depressionaria tenderà ad allontanarsi rapidamente verso lo Ionio e poi verso la Grecia, richiamando nuovamente correnti secche e più fredde da nord-est sotto forma di venti di tramontana. Quindi una situazione piuttosto simile allo scorso fine settimana, in un contesto quindi asciutto e secco. Ricordiamo infatti che novembre è sulla nostra zona il mese più piovoso dell'anno, ma invece questo novembre 2020 chiuderà con un pesantissimo deficit a livello pluviometrico, proprio per questa reiterazione di correnti secche nord-orientali. Passiamo adesso alla previsione per domenica, che vedrà un deciso miglioramento per il rapido allontanamento della depressione che abbiamo citato in precedenza. Quindi al mattino un cielo poco nuvoloso sulle zone pianeggianti e costiere per delle residue sottili velature, addensamenti più intensi li ritroveremo ancora una volta a ridosso dell'Appennino e sull'Alta Lunigiana. Lungo il crenale al confine con l'Emilia sarà possibile anche qualche debolissima precipitazione nelle prime ore. Poi entro il pomeriggio
pomeriggio. L'ingresso di venti più secchi da nord-est ripulirà la nuvolosità quasi ovunque, lo vedete, un cielo sereno e con un'ottima visibilità. Le temperature saranno stazionarie o in ulteriore lieve calo le massime, soprattutto sulle zone interne, valori comunque ancora abbastanza gradevoli in pianure lungo la costa, con massime fino a 15, localmente 17 gradi. Soffieranno dei venti tesi di tramontana da nord-nord-est, con delle raffiche localmente forti nelle vallate esposte, quindi allo sbocco dei valichi appenninici e nelle vallate dell'Alta Lunigiana. Per finire, il mare che risulterà mosso, in particolare al largo e nella prima parte della giornata. Passiamo adesso alla previsione per domenica, che vedrà un deciso miglioramento per il rapido allontanamento della depressione che abbiamo citato in precedenza. Quindi al mattino un cielo poco nuvoloso sulle zone pianeggianti e costiere per delle residue sottili velature, addensamenti più intensi li ritroveremo ancora una volta a ridosso dell'Appennino e sull'Alta Lunigiana. Lungo il crinale al confine con l'Emilia sarà possibile anche qualche debolissima precipitazione nelle prime ore. Poi entro il pomeriggio l'ingresso di venti più secchi da nord-est ripulirà la nuvolosità quasi ovunque, lo vedete, un cielo sereno e con un'ottima visibilità. Le temperature saranno stazionarie o in ulteriore lieve calo le massime, soprattutto sulle zone interne, valori comunque ancora abbastanza gradevoli in pianure lungo la costa, con massime fino a 15, localmente 17 gradi. Soffieranno dei venti tesi di tramontana da nord-nord-est, con delle raffiche che localmente forte nelle vallate esposte, quindi allo sbocco dei valichi appenninici e nelle vallate dell'Alta Lunigiana. Per finire, il mare che risulterà mosso, in particolare al largo e nella prima parte della giornata. Diamo uno sguardo alla tendenza per i giorni successivi. Lunedì ancora alta pressione, sarà una giornata di sole, ma con temperature in ulteriore diminuzione, farà piuttosto freddo, specie al primo mattino, con nuove gelate nelle zone interne, specie nei fondovalle riparate dal vento. Poi da martedì, con l'inizio quindi del mese di dicembre, pare probabile la formazione di una nuova area di bassa pressione sul Mediterraneo, che nelle nostre zone potrebbe dar luogo ad un aumento delle nubi, soprattutto dal pomeriggio di martedì e poi mercoledì, ma il rischio di deboli precipitazioni rimane piuttosto basso e confinato sulle aree montuose. Un cambio di circolazione un po' più significativo potrebbe intervenire avvicinandoci al primo fine settimana di dicembre, quando correnti più instabili e fredde dal nord Europa, dal nord Atlantico, potrebbero raggiungere il Mediterraneo, dando vita ad un tempo di stampo tipicamente invernale. Ma questa è ancora una tendenza che necessita conferme, considerata anche la distanza temporale, e quindi per tutti gli aggiornamenti non mi rimane che rimandarvi al sito internet meteoapuane.it. Per il momento ci fermiamo qua, non mi rimane che augurarvi una buona serata e un buon fine settimana. Il meteo è stato presentato da Brico Center Massa, il tuo vicino di fare. Via Marina Vecchia 5. Ti aspettiamo!